Noi cambiamo argomento, ci spostiamo in Italia perché oggi 25 aprile si celebra il 74° anniversario della liberazione dal paese dal nazifascismo. Il nostro secondo risorgimento, lo ha definito il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria e poi è volato a Vittorio Veneto. Alessandro Guarasci ha sentito il giurista Alberto Gambino, Presidente di Scienza e Vita. È una festa unificante e come tale deve essere celebrata. I cattolici democratici quale ruolo ebbero in quegli avvenimenti? Morirono, tra l'altro, ben 400 parroci, preti. Questo la dice lunga sul ruolo che c'era sui territori. Il cattolicesimo, durante la fase della liberazione, evidentemente era meno eclatante, meno appariscente della lotta partigiana, perché da sempre l'impostazione cristiana, cattolica, è finalizzata ad affermare un principio, ma mai andare oltre quell'affermazione del principio. Oggi c'è il rischio, secondo lei, di un ritorno di una destra estrema in qualche modo? Su questo ne possiamo recuperare moltissimo se ridiamo il senso ai nostri giovani dei valori fondamentali, in questo caso della libertà.